Luca, 2-2 col Siena, un risultato che come lo prende la Samp? Beh, alla fine si muove la classifica, perché comunque è stata una partita controversa, andata a sprazzi. Il primo tempo abbiamo fatto fatica, loro sono stati in vantaggio su un episodio. Il secondo tempo l'avevamo recuperata, eravamo in vantaggio, avevamo avuto la palla del 3-1, poi invece una volta che il Siena ha pareggiato ha legittimato il punto rischiando di vincere alla fine, quindi prendiamolo per come viene. In altri momenti magari avremmo perso, in altri avremmo vinto, quindi prendiamola con filosofia. Cosa è successo sui due gol? Primo, diciamo, un infortunio di Ferri, secondo una deviazione, insomma. Sì, secondo il primo, vabbè, Ferri è stato sfortunato nel rimpallo, la palla è rimasta lì. Secondo, Gastaldello è andato praticamente quasi rinviato addosso, è andato in anticipo, è arrivato prima lui, però l'ha toccata addosso alla gamba di Maccarone, la palla è entrata. Cioè, questo segnale, esempio di una giornata storta, però peccato, però diciamo che ci è girata bene gli ultimi minuti, che Siena è stato molto pericoloso. Senti, una battuta sul tridente che ha proposto Mazzarri in avvio, ecco, che cosa è cambiato secondo te, se può essere riproposta questa soluzione? Ah, questo non lo so, sicuramente abbiamo più propensione offensiva perché abbiamo davanti tre giocatori di grande qualità. Poi non so, a livello tattico, gli equilibri, quello spetterà al mister valutare i pro e i contro di questa cosa, però diciamo che in casa la qualità dei giocatori è importante, con le loro giocate l'hanno dimostrato facendo due bei gol. È una classifica che ancora non fa sorridere, Luca, si aspetta ancora la zampata della Samp per risolvere definitivamente questa questione? Sì, una classifica così di né carne né pesce, cioè vivacchiamo in quella zona lì, è un peccato, oggi magari con la vittoria ci saremmo potuti risollevare un attimo, però il campionato è lungo, d'altronde è un'annata così, in campionato facciamo fatica. Adesso bisognerebbe inanellare un po' di risultati importanti per comunque guardare con più ottimismo il futuro, però adesso arrivano anche le altre competizioni, dobbiamo dare importanza anche alle altre. Ultima cosa, morale del gruppo com'è in questo momento? Ma morale del gruppo è normale che in casa uno spera sempre di vincere, però ci deve far riflettere, comunque nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, però c'è la consapevolezza che abbiamo le qualità e lo spirito per tirarci fuori da una situazione non proprio esaltante, però cioè, io penso, guardo sempre con ottimismo perché comunque i giocatori ci sono, abbiamo sempre dimostrato di uscirne bene da ogni difficoltà. Daniele, 2-2, un po' delusione però anche un po' di sollievo per come la partita è finita, perché il Siena poi vi ha schiacciato nel finale. Sì, noi abbiamo schiacciato loro tutta la partita e loro in 20 minuti ci hanno fatto paura, hanno rischiato di vincere la partita. Il calcio è così, noi abbiamo fatto, secondo me, il mio modo di vedere dal campo, poi dopo non so, abbiamo fatto un gran primo tempo, peccato che abbiamo concesso sul nostro errore, ma insomma abbiamo rialzato la testa e siamo usciti con la voglia, con grande volontà di pareggiare la partita, ed è stato importantissimo. E poi siamo andati in campo con la cattiveria giusta, con la voglia di vincere la partita. Peccato che gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, sarà le tante sostituzioni, tanti attaccanti, così forse anche il Siena ne aveva anche di più e non sono riusciti a pareggiare e farsi tramare fino alla fine. Però insomma sono errori, sono situazioni che dobbiamo migliorare durante la settimana, prometto. Noi siamo una squadra che riconosce i nostri errori e siamo una squadra comunque ognuno responsabile del proprio lavoro, e quindi facciamo allenamento con grande serietà e alziamo la testa. È stata una brutta comunque una delusione, però insomma andiamo avanti, siamo una squadra che siamo su tre fronti, lottiamo su tre fronti e cerchiamo di dare il massimo su tutti e tre i fronti. Da salvare oggi naturalmente il carattere oltre al punto, perché insomma non era facile in questa situazione andare sotto con un infortunio, abbiamo visto come recuperare, rimontare, comunque insomma la Samp di testa c'è. Sì, la Samp di testa c'è grande voglia, c'è grandi talenti, è una squadra che comunque, proprio sottolineo squadra perché noi siamo una squadra vera, e che lotta, che vuole vincere proprio tutte le partite, penso che si veda. È normale che quando si va in difficoltà dobbiamo stringere i denti, forse essere più uniti in campo e cercare di vincere, insomma, di portare a casa più punti possibili, sia con la Juve che col Siena che con il Chievo. Quello è normale, non si guarda in faccia a nessuno. Ecco, hai parlato di Juve, domenica ci sarà proprio la sfida in casa dei bianconeri, una partita sempre difficile, ecco, naturalmente. Va bene, una partita sì, normale, affrontiamo una delle big e quindi è una partita importante per noi, però insomma, mister prepara alla grande le partite.
noi penso che siamo al 100% con lui, non penso, siamo al 100% con lui, seguiamo con attenzione i suoi consigli, perché veramente loro ci danno dei consigli veri che noi cerchiamo di riportare alla domenica, quindi penso che si affronti la partita come abbiamo fatto l'andata con la Juve, grande spirito di sacrificio, grande volontà, e poi penso che ci sono certi giocatori, anzi tutta la squadra, che non vede l'ora di giocare contro la Juve, perché esalta le doti di ogni singolo giocatore. Daniele, seconda partita consecutiva in casa in cui giochi, diciamo, esterno alto, ecco, una posizione che non è proprio la tua, però insomma l'hai ricoperta anche oggi con grande orgoglio, grande voglia. Sì, mi ha detto il mister di essere diligente, di usare, anche se sono giovane, le mie esperienze, quindi lo faccio con grande tranquillità. Quando si deve dare una mano alla squadra ci sono sempre io, e quindi ho cercato di fare il mio meglio. Certo, ho determinate caratteristiche che Padalino non ha e io che non ho di Padalino, però siamo due giocatori intelligenti che comunque sia uno che l'altro accetta le nostre sorti, quindi sono contento di aver ricoperto un ruolo in più, perché penso di averli fatti quasi tutti. Però bene, finché si gioca, e penso oggi anche discretamente bene, si va avanti. Ultima cosa, il primo gol a Marasi di Pazzini, un calciatore che si è inserito molto bene nella Samp, vi sta dando una mano? Si sapeva, poi io lo conoscevo già con le nazionali, e è un giocatore che, se gli dai la continuità giusta, ti fa la differenza, e quindi accolto a braccia aperte, e penso che sia già inserito alla grande nel gruppo. Poi un calciatore, penso, a livello nazionale, potrà anche diventarlo a livello mondiale, penso.